Nel caso specifico abbiamo utilizzato delle vernici additivate con del biossido di titanio, che è un minerale che si trova in natura, spesso usato in tantissime altre cose, dalle semplici culture bianche al rivestimento delle capsule dei medicinali, al dentifricio, pertanto un materiale che si trova in normale uso. Questo materiale però trasformato in misura nanometrica diventa quasi magicamente un semiconduttore, cioè reagisce alle luci del sole e pertanto, avendo inserito all'interno delle vernici che vengono utilizzate per fare i murales, automaticamente queste esposte al sole praticamente diventeranno delle superfici che mangiano lo smog, perché questo biossido di titanio praticamente reagendo con la luce del sole crea degli idrossidi di breve gittata che vanno a mangiare le superfici, quello che c'è nella superficie, perciò le sostanze organiche. Pertanto non solo un intervento dal punto di vista estetico, ma anche un intervento dal punto di vista green ecologico. Pensate che quel murales sostanzialmente è come se avessimo piantato degli alberi che purificano l'aria. Quella superficie diventa una superficie mangia smog. Lo smog sappiamo benissimo tutti quanti che è uno dei grossi problemi che ci sono oggi delle città e pertanto avere un aiuto con una tecnologia che non fa altro che in maniera naturale disgregare le sostanze aggressive che oggi abbiamo nell'aria, i così famosi detti NOx. Pensate che il biossido di titanio fa questa azione trasformando gli NOx in nitrati, perciò in sali, in una cosa molto meno pericolosa. Di conseguenza, pensare di avere delle città o dei posti molto ampi trattati con questa tecnologia sicuramente porterà a un abbassamento di quelli che sono i fattori inquinanti.